Milan-Inter, recupero lampo, convocazione a sorpresa. L'esterno si è allenato in gruppo nel corso della seduta odierna aperta per qualche minuto alla stampa. Vigilia di Euroderby per Milan e Inter in vista del match di andata in semifinale di Champions League in programma domani sera. Una prima sfida che vedrà i rossoneri padroni di casa a San Siro, in attesa del ritorno che verrà giocato in un Meazza a tinte nerazzurre il prossimo martedì. A quasi 24 ore dal derby della Madonnina, non mancano le incognite di formazione sia da una parte che dall'altra. Per quanto riguarda il Milan, ad esempio, a tenere banco è l'infortunio rimediato da Rafael Leão nell'ultimo match di campionato contro la Lazio. Come ribadito quest'oggi da Stefano Pioli in conferenza stampa, l'esterno portoghese eseguirà domani un provino decisivo e, qualora dovesse dare esito positivo, verrà convocato e schierato dal primo minuto in campo. Nel caso in cui l'ex Lille non riuscisse invece a smaltire completamente il fastidio all'adduttore della coscia destra avvertito lo scorso sabato, al suo posto verrebbe rilanciato Saelemaekers, già utilizzato con ottimi risultati in campionato al posto di Leão. Buone notizie anche dall'altra parte, dove l'Inter si appresta a recuperare una pedina importante a disposizione di Simone Inzaghi. Quest'oggi, come accertato dalla redazione di calciomercato.it, Robin Gosens è infatti tornato ad allenarsi in gruppo dopo la brutta caduta sulla spalla in occasione della rete messa a segno nella sfida vinta in Serie A contro la Lazio. L'esterno tedesco, a scopo precauzionale, ha svolto la seduta con i compagni indossando un tutore particolarmente aderente al braccio per cercare di limitare il rischio di movimenti innaturali. Considerati i progressi delle ultime ore, l'ex Atalanta potrebbe finire a sorpresa tra i convocati dell'Euroderby di domani. Un recupero importante per Inzaghi che negli ultimi incontri ha dovuto chiedere gli straordinari a Federico Di Marco, padrone della fascia sinistra e attualmente senza alternative alle proprie spalle. Anche nel suo caso, le sensazioni di domani saranno decisive ai fini della sua presenza nella gara tra Milan e Inter.